Allora, ho desistito, come si vede nel video precedente, che non, ho scritto non si insegna le basi al CAD parametrico. Adesso il video non mi ricordo come, però CAD parametrico, comunque il video del precedente a questo, in cui ho cominciato a modificare un morsetto passando da teoricamente da 31,8 a 34,9, però non era vincolato bene e allora ho detto ho desistito. Poi sono andato su internet, ho visto che tanti morsetti sono fatti anche senza la leva, dunque io ho trovato un morsetto senza la leva 34,9 e uso quello lì. E dunque vado a fare file, apri, ok, qui no. Qui progetto eolico, ok, e vado a prendermi tutti i file. Dov'è che ce l'ho? Eccolo qua. Apri, ok. A questo punto a me va bene così. Qui cos'è che faccio? Perché a me non piace questo qua. Interrompi collegamento. Dissolvi sottoassieme. Ok. Qui questo è colui che l'ha disegnato. L'ho trovato su internet. A questo punto io potrei anche cancellare questo. Vediamo se riesco a cancellare tutta sta roba qua che già tanto non c'è. E dunque per come fare, cancella i patch. E dunque cancella i patch, questo qui dovrei selezionare tutti perché no. Poi questo. Questo, questo, però dopo non seleziona. Questo, questa. Però quelli lì dopo. Vabbè, se ci siamo quasi, dai. Qui ci siamo, qua ci siamo, qua ci siamo. Poi voglio cancellare anche questa qui. Salva tutto. A nulla, perché me lo fa salvare? Non salvare. Oh, che scatole. Non lo voglio salvare, chiudi. E non me lo fa salvare. Allora, facciamo così. Andiamo, per me ce la faccio. Cancella. Facciamo uno alla volta. Cancella e patch. Ok. Sì, devo cancellare anche questa. Questa no. Questa. Però tutte queste facce del cavolo. Non è facile perché sono tante e non capisco il comando. Poi è tutta una scritta unica. Dovrebbe essere così a posto. Poi questo dovrebbe essere tutto a posto. E dovrebbe cancellare patch. No. Condizione geometrica. Allora, se no uno fa così. Allora, facciamo così prima. Non salvare. Allora, chiudo. Facciamo così. A me va bene questo. E dunque vado a fare file salva con nome.
e vado a salvarlo in parte e vado a morsetto sella 334.9. E salva. Ok, adesso chiudo, giusto, non dovevo fare così. File, apri, andiamo su morsetto, morsetto sella, è una parte unica, sono a posto. Finestra affianca orizzontalmente, verticalmente con l'assieme, lo porto dentro, lo salvo. Ok, adesso vado qua e lo salvo. File, salva. Ok, lo metto giù e qua adesso andiamo a cancellare sta roba qua. Sta roba qua che, visto che non si può, allora, se faccio così, di sicuro non si può. Anche se faccio questa e se faccio questa qui. No, quello me l'ha fatto. Perfetto. Allora, cancella e patch. Allora vado a fare questo, questo, questo dovrebbe farmelo. Ah, perfetto, perfetto. Se faccio questa, control questa. Ok, vediamo cosa fa. Se faccio questo qui. Cancella e patch, sono due, non me lo fa. Se però faccio questo, ci metto un po' di tempo, ma sono curioso, voglio. Siamo già arrivati a un buon punto. No, ma voglio selezionarle tutte. Tutte per bene, voglio vedere. Qui adesso io dovrei essere a posto, tranne qua. Dovrebbero essere selezionate tutte. Cancella e pace. No, no, no. No, 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 che strano. Ah già, giusto, perché non ho. È giusto. Se io faccio qua cancella e patch, naturalmente lui mi dice no. E anche qua lui mi dice di no. Giusto. Questa era tutto a posto, questa no, questa, questa. Andiamo a rifare, perché non avevo sottolineato quella sotto, cioè non avevo messo quella sotto. Quando c'è così è complicato, se no bisognerebbe. Adesso dovrebbe funzionare. Sempre che le ho prese tutte, a me sembra di sì. No. Le ho prese tutte, ma non funziona. Le ho prese tutte, ma non funziona. Allora, cos'è che faccio? Provo a fare qua. Vado a fare schizzo, schizzo 3D. Vediamo se facciamo convert entità. No, il converte entità mi ha fatto lì e dunque questo non va bene. Sì, se no facciamo così. Ok, facciamo così. Andiamo a fare su un piano questo qui. Andiamo a converti entità. Vado a portarlo fino a qui. Fino qui, che faccio perforato,
Ok, a questo punto quanto devo andare giù? Devo andare giù di 1 mm. E dunque faccio funzione, però mi serve la linea di rivoluzione perché se no non ce la faccio. Ok, a questo punto faccio funzione, rivoluzione. Ok, 2 mm, funzione sottile. E dovrebbe funzionare. Unisci risulta 360, no, facciamo 30, cieco piano intermedio. Ok, vado a fare file salva. Ok, qua chiudo. E questo qua è il mio morsetto che adesso andrò a poi a posizionare. Long wave, ci vediamo alla prossima, arrivederci.